Manifesti, bandiere ma anche un cappio. Gli aderenti al comitato Mai più giù le prime case si sono riuniti in sit-in a Napoli all'esterno della sede della regione Campania. Una trentina di manifestanti che hanno esposto striscioni e cartelli. Su uno di questi c'era scritto casa abbattuta uguale pena di morte eseguita. La casa è un presidio sanitario e la casa tiene lontano il Covid-19 e gli altri slogan della protesta. I manifestanti provenienti in larga parte dal comune di Afragola di Napoli hanno chiesto lo stop all'abbattimento delle prime case. Un cordone di polizia era presente per monitorare la situazione. Tutti i manifestanti hanno indossato mascherine e pettorine con impressi gli slogan della protesta. Per loro sarà una Pasqua amara. La nostra richiesta in questo momento, dove stiamo tappati in casa, se ci distruggono la casa, io voglio sapere dove restiamo chiusi. E poi, in seguito, è un atto di giustizia approvare una certa graduazione. Non stiamo chiedendo la sanatoria, stiamo chiedendo solamente un atto di giustizia, perché penso che sia più giusto abbattere colui che ha tante case, abbattere la casa del mafioso, abbattere la casa in riva al mare che deturpa l'ambiente, non la casa abitata da 30 anni dove ci sono i ricordi, c'è il vissuto di una famiglia. I danni psicologici a queste famiglie sono innumerevoli. Si immagini lei dormire la sera col pensiero che l'indomani la ruspa ti arrivi fuori casa e ti abbatte la casa. Non è giustizia, la giustizia è ben altra. Abbattere 300.000 case in Campania, dice De Luca, il nostro governatore, c'è bisogno di grosse caverne. Per mettere tutto l'immateriale di risulta. Questo è impossibile. Quindi ciò che significa che una casa sarà abbattuta, altre 10 no. La legge è uguale per tutti?